io sono abbastanza incuriosito da questo fenomeno particolare di questa sera, perché in questi giorni si parla molto del rapporto fra l'Italia e la Cina, la via della seta, tutte quelle robe strane. Voi sapete perché è venuto qua il presidente dei cinesi? In realtà è perché è un uomo curioso. Io ho molti rapporti stabili con la Cina e fondo qui, nella Casa del Sole, Casole, no? E voi siete 4.000 abitanti. Esattamente quanti sull'incrocio stradale di Shanghai? Però fra l'incrocio stradale di Shanghai e voi c'è una differenza. È che qui c'è una casa del municipio, una serie di strade articolate, un bar dove mi hanno dato un buon gin tonic e ce ne sono anche degli altri, un museo, una serie di elementi che fanno sì che 4.000 abitanti costituiscono una città, mentre a Shanghai o a Pechino 4.000 abitanti costituiscono solo l'incrocio stradale. Questa differenza è incredibilmente importante perché permette di capire anche il comportamento che le persone hanno in questi vari luoghi. Cioè un posto come questo, con un sindaco che fa il sindaco ormai praticamente da una vita, cioè ha fatto un servizio militare che dovrebbe essere ormai capo di Stato Maggiore come percorso e come lunghezza, in realtà rappresenta una comunità vera. E la cosa fantastica è che questa sera siamo davanti alla comunità. Quindi stiamo dialogando davanti alla comunità a proposito di un artista all'interno della comunità. Anche questo in quell'incrocio Shanghai non avviene. È ciò che distingue l'Italia dal resto del mondo ed è anche il motivo per il quale in un certo senso il resto della comunità europea ha fatto fatica a capire il rapporto fra l'Italia e la Cina, perché il cinese, se va nella campagna francese, non la trova questa realtà. I paesi sono disperatamente isolati l'uno rispetto all'altro e non formano questa identità forte con il museo, con le chiese. C'è anche il parroco polacco, siete pure internazionali, cioè, si chiama anche Cristoforo come mio fratello, quindi mi è simpatico. Cioè, sono comunità di una complessità inattesa. Questa è la prima riflessione che faccio. La seconda riflessione che mi viene abbastanza curiosa è che lui è nato praticamente quando io finivo di fare il 68. Cioè è nato nel 69, per me sarebbe un bambino, solo che lui è già pelo grigio, io sono ancora pelo biondo, eh? Cioè, e anche da lì mi è venuta un'altra riflessione. Mi sono guardato intorno, ho detto quante barbe, ho contato una ventina di barbe guardandomi intorno, il sindaco non ha la barba, ma nel prossimo giro, ma ho visto tante barbe intorno, più corte, più lunghe, anche solo quelle accennate, alcune proprio solo a rasatura breve. Allora mi è venuto in mente, io quando faccio questi interventi non mi preparo, perché se uno si prepara dice delle cose banali, invece deve sentire l'atmosfera che si forma sul momento stesso. Allora mi è venuto in mente che con tutte queste barbe voglio parlarvi di filosofia. So che è un argomento che vi interessa a tutti regolarmente di sera, so che a casa si parla solo di filosofia, è vero o no? Allora, il nostro pensiero, ancora quello di oggi, ha un'origine che ha di circa 2400-2500 anni e sta in uno storico dibattito dell'evoluzione del pensiero in Grecia nel passare da Platone a Aristotele. Fin qui siamo molto chiari. Per Platone le cose esistevano prima che nella realtà nel mondo delle idee. Una cosa è prima di tutto un'idea e se l'idea esiste si concretizza nella realtà. Per Aristotele era l'opposto, le cose del mondo delle idee non contava niente se non attraverso l'esperienza che faceva l'uomo. Quella cosa che si chiama la conoscenza in greco, cioè la gnosi, avveniva solo attraverso il percorso dei sensi, cioè il toccare, il guardare, l'ascoltare, permetteva di capire il mondo e di fabbricare il mondo. Da qui venivano fuori due letture diverse dell'arte. Uno, una parte degli artisti greci cosa facevano? Rappresentavano nella concretezza del sasso quello che avevano visto prima, sentito nel mondo delle idee, i platonici. Gli aristotelici facevano l'opposto, cercavano nel mondo del fare la creazione dell'esistere. L'esempio per essere compreso è abbastanza facile, io lo faccio per fare un invito ad andare nel museo, cioè nel museo voi avete uno splendido coperchio di sarcofago in terracotta etrusca
proveniente probabilmente dall'area del Tarquinense e che veniva dalla collezione Visconti, che vi è arrivato qua. Cardarelli, il grande poeta di Tarquinia, quando parlava dell'Etrusco, aveva capito che il suo modo di fare era l'opposto di quello del greco che traeva dal marmo. Diceva che gli Etruschi lavoravano con la sottigliezza delle loro sensibilità delle dita, lavoravano la scultura come se avessero lavorato il pane, erano come dei panettieri. Ed è l'opposto di quello che farà Michelangelo tanti anni dopo. Infatti Michelangelo spiega una cosa molto semplice, che la scultura ha due origini possibili, una è nel cavare e l'altra è nel mettere. Quella del cavare che cos'è? Prendere un sasso e tirare fuori dal sasso quello che già c'è dentro. Infatti lui stupisce tutta la Firenze perché c'è un blocco di marmo di Carrara, per quello che sapete che il marmo di Carrara è sempre un po' truffaldino rispetto al marmo di Siena. C'è un blocco di marmo di Carrara che nessuno vuole scolpire perché ha una venatura dentro brutta. E lui dice: non vi preoccupate, io so già la scultura che c'è lì dentro e farò la scultura in modo che la venatura scompaia, cioè tutto ciò che ha venatura lo butto e il resto ci sarà la scultura. Nasce il Davide. Cioè Michelangelo è un puro platonico, fino in fondo. Gli Etruschi sono dei puri aristotelici. E poi però avviene una rivoluzione del pensiero moderno, e qui vi voglio poi andare a casa a cercare su internet. Nel XX secolo un curioso matematico che esce dalla prima guerra mondiale cieco e disperato, che si chiama Mandelbrot, inventa una nuova struttura delle equazioni matematiche che si chiamano frattali. So che è un argomento che vi interessa moltissimo, avete sempre discusso di frattali a casa, me lo immagino. I frattali sono, per chi si occupa di matematica teoretica, una roba bizzarra dove l'equazione contiene in se stesso la continuazione dell'equazione, non finisce mai, ogni pezzo è la replica del pezzo precedente. Sembrava una pura elucubrazione teorica fatta da un matematico un po' handicappato post bellico dopo la prima guerra mondiale. Invece quando fu inventato il computer, inserendo i frattali diedero un'immagine. Esiste oggi l'immagine del frattale. Con Mandelbrot è avvenuto un fenomeno incredibile. Ciò che prima non esisteva, con l'operazione dell'artista ha cominciato ad esistere. Cioè l'artista può talvolta trasformare la propria pulsione mentale in una cosa che prima non c'era. Lui non lo sa il Morandi, ma è un seguace di Mandelbrot. Lui si è trovato all'opposto del Michelangelo, perché non c'era dentro quella roba lì nel marmo di Siena. Quello proprio, ci può essere tutto nel marmo di Siena, ma non quella cosa che lui ha fatto. D'altro canto non è neanche plastica l'operazione che lui ha fatto. È l'uno e l'altro, e questo fatto di essere l'uno e l'altro viene probabilmente dalla sua pratica, che è quella un po' del fabbricare il ferro. Il fabbricare il ferro è un mestiere faticoso, cioè bisogna scaldarlo, bisogna pestarlo, cioè è una roba che proprio porta non solo il sudore ma anche un po' a sporcarsi, non è una roba pulita, è un'operazione di intervento feroce. E la genesi del suo rapporto con la scultura viene proprio dalla sua pratica. Lui è un artigiano. Oggi gli artigiani sono considerati esseri di seconda categoria, basta guardare la pensione che gli danno. Cioè, rispetto ai direttori di banca, gli artigiani non valgono niente, cioè, mezzo 500 euro, cioè, sono sotto l'assegno che adesso diamo a tutti nel meridione, lì, quello del quello lì che sta con Salvini, quello lì, l'altro, non devo parlare di politica quindi non uso i nomi, no? Allora, quell'altro lì dà di più di assegno al mese a quelli che non hanno niente da fare di quanto non becchi l'artigiano come pensione. Questo dimostra che l'artigiano in Italia è considerato una sorta di essere umano di serie B. E sta apparendo, ma è come tutti gli esseri, secondo le leggi proprio darwiniane della sopravvivenza, gli esseri forti sopravvivono, gli artigiani deboli moriranno tutti fra poco. Lui rappresenta una specie in estinzione, e come rappresentante di una specie in estinzione si è applicato al proprio suo sapere, cioè ha imparato ad usare le mani. Gli artigiani si chiamano così per un motivo banale, perché usano gli arti, cioè i greci antichi
non sapevano mica cos'era l'arte, la facevano ma non sapevano cos'era, cioè non c'è una parola greca antica che serve a definire l'arte, quindi se non c'è la parola non c'è la cosa. Per i greci antichi c'erano due concetti interessanti, giusto, tutti sti barba qua, parliamo di filosofia questa sera, vorrei faccio un corso accelerato. Per i greci antichi il fare una cosa era essere in un qualche modo come lui, Fabbro, no? Si chiamava tecne, cioè uno sapeva, la tecne non è la tecnica, attenzione, è il sapere come si fa per fare questo tavolo, avere tutta la conoscenza mentale necessaria a fare una cosa. E accanto a quell'idea della tecne, i greci avevano un altro concetto che usavano per fare quella cosa che non sapevano ancora che fosse l'arte, che era il concetto di poesis. Che viene dal poion. Poion non vuol dire fare poesia, poion è la pulsione che c'è fra le viscere, lo stomaco e il cuore e che fa sì che uno esprima. È vero che è così? Quella bestia lì lui ce l'ha, cioè ho individuato l'animale che sta in lui, cioè lui contiene un animale greco antico che è poion e mette insieme quello con la tecne, e mettendo insieme queste due cose qui ha fatto quella roba là. È incredibile, è un meccanismo complesso che uno possiede e finché non arriva lo psichiatra, che sarei io, non riesce a capire che lo ce l'ha. Cioè lo scopo nostro non è di fare critica d'arte, i critici d'arte ce ne sono troppi, io faccio il patologo, cioè, vengo a vedere da dove proviene una malattia che porta al fare. Questa malattia che porta al fare è quella che ha in lui, cioè è riuscito e difatti come tutte le vere malattie è cronica, cioè ci ha messo 10 anni a farlo. Ho letto il testo che ha scritto, che è una delizia. Guardate, io sono abbastanza analfabeta, poi l'italiano non è neanche la mia prima lingua ufficiale, ne ho altre due prima di essere arrivato all'italiano, è arrivato dopo il tedesco, il francese, mi sono italianizzato, però ho dei compiti bizzarri nella vita perché sono in due premi letterari abbastanza noti, che sono quello lì della Strega di Roma e il Campiello, quindi ogni anno mi arrivano 400 libri da leggere che giuro non leggo, però che hanno uso, perché devo esprimere un giudizio, leggere 400 libri ci si mette tutto l'anno, cioè non si può fare, ho anche altro da fare, devo portare a casa la pagnotta, cioè altre cose, problemi intimi anche esistenziali, quindi non posso leggerli tutti, però imparo ad annusarli e annusandone tanti riesco a capire facilmente se uno sa scrivere o non sa scrivere, ma soprattutto ho una sorta di contatore Geiger del grado di autenticità della scrittura, cioè la prima cosa che si fa è distinguere se uno scrive una cosa vera che ha sentito che è in qualche modo un pezzo della sua esistenza, oppure se è una roba inventata sperando che qualcuno compri il libro. O il contatore Geiger, il suo piccolo testo è ad alta dose di emissione di raggi, cioè è un testo autentico. E questo testo autentico mi ha permesso di capire di più anche il percorso della sua scultura, perché la sua scultura non è l'effetto di un oggetto realizzato in un qualche modo fretta e furia, oppure perché c'era un committente, qualcuno che lo pagava, non pagava nessuno, quindi se non ti paga nessuno la vita è complicata, altro che, perché le cose le fai per convinzione, non le fai più per meretricio. Attenzione, rispetto fino in fondo chiunque fa le cose per denaro, essendo un po' di cultura protestante, per me il denaro è prova della benevolenza divina, non penso come molti che sia una punizione o che sia lo sterco del diavolo, però chi fa perché non ha ancora chi lo prende il suo lavoro, fa perché ci crede fino in fondo. Quindi lui è un fideista, il suo è un lunghissimo atto di fede, una sorta di canto alla propria esistenza, e lo fa avendo passato tutta la sua esperienza nel fare, cioè ci ha dialogato. È bellissimo il racconto, perché non è il racconto suo della scultura, è il sasso che racconta il rapporto con lo scultore, è la storia di una pietra che era considerata anche un po' di serie B, non le migliori, già che essere barbi senesi non vuol dire essere migliori, comunque provate a dirlo a quelli di Carrara, si offendono, no? C'è una dialettica intertoscana sui barbi,
armi, che è una parte della, radicale della storia dell'umanità. Quindi non è il pezzo più forte, è un pezzo che però li parla e col quale nasce un dialogo. E lui va lì dentro e non va a scoprire la forma che c'è dentro, lo fa perché porta, come il Mandelbrot, inventa un suo numero matematico, inventa la sua equazione. L'equazione è quella degli affetti, è quella della sua storia personale, sono 10 anni di sedimentazione della vita, poi un po' lo abbandona, si mette a piangere il sasso, a un certo punto lo abbandona, poi torna a trovarlo, poi alla fine dice bisogna pur finire perché sennò qua mi prendono per matto, e alla fine lo finisce. E lì dentro ci mette tante cose che a mio parere neanche lui sa, perché quello che avviene in un rapporto che non è più né quello aristotelico né quello platonico, è che il progetto alla Mandelbrot, l'invenzione di una cosa, va al di là di quello che uno pensava di inventare. Cioè, quando Mandelbrot fa la sua equazione, sembra puramente un'esercitazione intellettuale da ricercatore matematico, cosa che coinvolge al massimo altre 22 persone sul globo terrestre che si occupano di matematica sperimentale. Poi questa invenzione assolutamente astratta diventa, grazie alla comunicazione e alla tecnica del computer, diventa concreta. La sua invenzione, che è una, tutta la sua pulsione interna, cioè la sua poesis, dopo 10 anni di esercizio è diventata quella roba lì. Adesso non so cosa farà nei prossimi 20 anni, perché è ancora giovane, quindi ne potrà ancora combinare altre, ma il risultato di questo oggetto è straordinario. La cosa più curiosa è... No, la cosa più curiosa, e torno al punto di partenza, è che lui compie questo suo gesto, questo suo lavoro nei suoi 10 anni, e però poi finisce qua, in piazza, e non è il sesto piano del grattacielo di Shanghai dei 4.000 abitanti, è un pezzettino in più che va a completare l'identità di una comunità. È un pezzo che si aggiunge al fatto che ci sia il palazzo comunale, c'è la chiesa, c'è il bar, ci sono le case, c'è anche la scultura. Questo è il gioco complessivo che avete messo in piedi. E poi il resto lo decideranno quelli che vengono dopo di noi, perché c'è una grande fregatura nel fare quello che faccio io. Adesso io parlo stasera, domani mattina avete già dimenticato tutto, anzi probabilmente al secondo giro di forchetta nello spaghetto è già parte dimenticato. Quindi noi viviamo, io vivo, sono un effimero fino in fondo, però lui farà altra cosa. È tremenda sta faccenda delle pietre, dei marmi, perché teoricamente diventa eterna. Quella cosa che lui ha fatto, anche lui muore un giorno, adesso tocchiamo e facciamo corna, però io prima di lui probabilmente, anche alcuni dei presenti, ma una cosa è certa, tutti noi presenti moriremo, tutti quanti. Siamo già una serie di scheletri ambulanti ancora vivi, però bisogna metterla, fa parte della realtà, è la condizione umana. Quell'oggetto lì no, quello ci sopravvive, e anche se vi staccheranno un pezzo un giorno con una pallonata, oppure un altro gli ruberà una palla, che è molto probabile, state attenti, cioè qualsiasi cosa gli succeda, comunque l'oggetto in sé c'è, gli anni gli daranno la patina ulteriore e la testimonianza è stabile. Guardate che è una gran fortuna fare lo scultore, facciamogli i complimenti.